Ciao ragazze, ciao ragazzi, background cambiato, ti sto filmando nella mia camera da letto, ma questa è la volta di un nuovo video in cui leggo e rispondo ai commenti più cattivi, più crudeli, quelli proprio che ti fanno scendere la lacrimuccia degli haters. Ebbene sì, da quando ho fatto il primo video di questa tipologia vi è piaciuto un sacco, volete sempre che io li rifaccia. Era da un po' che non lo facevo e mi sono detta beh, quasi quasi se ne dimenticano forse, boh. Invece sto ricevendo un sacco di richieste: fai un video nuovo sui commenti degli haters, pollici su, sì, come. E quindi ragazzi, ahimè, mi tocca farlo, purtroppo. Leggere questi commenti è sempre un po' dura. No, in realtà ci sono abituatissima, perché sono tipo 9 anni che faccio video su YouTube, quindi è una cosa quotidiana, però vi può aiutare anche a rendervi conto che cosa noi youtuber, influencer, qualsiasi cosa vogliate, in qualsiasi modo vogliate chiamarci, leggiamo ogni giorno sugli schermi dei nostri cellulari, iPad, iPhone, qualsiasi cosa vogliate. Quindi ahimè, mi preparo psicologicamente, perché è sempre un po' difficile per me leggere queste cose, e preparo psicologicamente. Iniziamo con il primo. Allora, Erika Filippi mi dice: ho preso infarto. Allora, io non, Erika, mi dispiace molto che io ti abbia fatto infartare, e non so, non ce la posso fare, mi dispiace molto, non so che cosa ho fatto di male. Questo era il video pronto in 10 minuti, e spero tu sia ancora viva a questo punto. Poi, ragazzi, questo commento ha bisogno di una musichetta speciale, perché questa persona è un anno, non sto scherzando, è veramente un anno che si impegna a lasciare questo commento uguale identico sotto ogni mio video, possibilmente più volte. È una cosa che vi giuro, io penso che questa Roxana Constantin voglia assolutamente essere inserita nel mio video in cui leggo e rispondo ai commenti degli haters. Quindi Roxana, io oggi sono così buona, mi sento proprio buona oggi con te, e mi sento di darti questo spazio che tu tanto hai voluto, e leggerò il tuo commento, che è sempre lo stesso. Ne ho migliaia, migliaia di screenshot ho in qualsiasi mese dell'anno, penso sia un anno se non di più che lei mi lascia questo commento, probabilmente in molti l'avrete visto sotto qualche mio video. Allora, non schioccare la lingua, è veramente tanto fastidioso. Allora, io ne ho parlato, purtroppo questo è il mio problema, lo so, c'è chi ha delle dipendenze gravi, c'è chi ha, che ne so, delle manie, ossessivo compulsive, qualsiasi cosa. Purtroppo io schiocco la lingua, sto andando alle riunioni degli schiocchiatori di lingua anonimi, quindi io ne sto parlando adesso, però è tanto che vado, purtroppo ancora non mi hanno aiutato, ogni tanto ci ricado, come penso sia normale che sia, ogni tanto purtroppo, ahimè, ci ricasco, anzi ne approfitterei se conoscete qualcuno in grado di aiutarmi, perché questo purtroppo sta diventando una cosa che mi sta condizionando la vita. Quindi se qualcuno è in grado di aiutarmi, anche tu Roxana, se ecco, la faccia della disperazione, grazie. Poi c'è Terry Salvato, che ci mette la faccia, almeno ammesso che sia lei, che mi scrive: con tutto il botox che ti fai iniettare non sei credibile. D'altronde c'è ancora chi crede che gli asini volino. Io non ho ben capito questo commento, però penso fosse, anzi sicuramente era sotto una foto, un post in cui sponsorizzavo una crema, e lei praticamente vuole dirmi che io non uso creme, ma mi inietto il botox. Ne ho parlato in lungo e largo, non so come mai ci sia tanta gente convinta che io faccia punture di botox. Non ho ancora fatto per ora punture di botox, ma ripeto, se lo farò sarete i primi a saperlo, perché io documento sempre tutto e quindi ne parlerò sul mio canale. Per adesso ragazzi non ho fatto ancora nulla, non sono così vecchia che ho bisogno di farmi le punture di botox. Botox, tra l'altro, cioè, giusto per puntualizzare una cosa, che Terry, pure te, non è che mi sembri vecchissima, non è che alla nostra età dobbiamo farci le iniezioni di botox, perché sennò siamo piene di rughe, santo cielo, a meno che tu non prenda sole dalla mattina alla sera, non ti ritrovi a 30 anni che sei tutta piena di rughe. Quindi, insomma, io, grazie al cielo, ancora il botox non l'ho fatto, però ragazzi, non posso escludere che in futuro lo farò, sinceramente, non voglio dire che, insomma, io non so perché mi tocco costantemente, non voglio dire che in futuro non farò il botox, però per adesso non l'ho ancora fatto, non ho mai fatto il botox, riesco a muovere tutta la faccia tranquillamente, questo significa che non ho fatto nulla, e questo è quanto. E sì, è quello che
se vedi che è la mia pelle, quindi prenderò il tuo commento in realtà come un complimento, perché se tu pensi che io mi sia fatta il botox, ma io in realtà non l'ho mai fatto, evidentemente pensi che io abbia una bella pelle. Ti ringrazio Terry, così si rigirano, perché gli haters in realtà sono ammiratori segreti, e quindi io ti ringrazio per questo tuo complimento, perché io so di usare soltanto creme per la mia pelle e ho fatto il peeling dalla dermatologa, ma insomma questo è quanto, e quindi ti ringrazio per il tuo complimento. Poi c'è Giada Montresor, che sicuramente sarà il suo nome vero, e che ovviamente come foto profilo c'è l'omino naturale, naturale, che quando si lascia, quando la gente che lascia questo tipo di commento ha sempre nome falso e faccia nascosta, proprio per il discorso che dal vivo non avrebbero mai il coraggio di dirti nulla, anzi probabilmente dal vivo sono dei cagnolini con la coda tra le gambe. Ok, che mi dice? Hai rotto i... smettila di toccarti i capelli. Allora Giada, io non ti conosco, non vedo la tua faccia, però ho il sentore che tu abbia un po' dei problemi di, come si dice, anger management, cioè di, anger management, cioè di tenere sotto controllo la tua rabbia. Mi sembri un pochino nervosa e un pochino troppo arrabbiata, non so come mai, però, e qui ci riporta al fatto che prima anche continuavo a toccarmi i capelli. Devi sapere che io continuo a guardarmi nel monitor della videocamera e vedo che ho dei capelli osceni, quindi tento di sistemarli, però ovviamente senza risultati. E però Giada, io ti consiglierei anche di cliccare sempre la X sopra, perché nessuno ti obbliga a vedere i miei video, cioè nel senso, scusa, non uccidermi adesso, perché immagino che questa risposta, se già che non ti ho detto mai nulla nella mia vita mi scrivi così, immagino che adesso parti e vieni ad ammazzarmi, però, cioè, camomillati, una camomilla ogni tanto così, no, la butto lì, non uccidermi, però una camomilla, ma anche due, ma anche 20. Poi, anche qui notare come la foto non ci sia mai, ok? Notare. Beatrice Bregoli, chissà se il suo nome è vero, Beatrice Bregoli ha anche lei dei problemi di anger management, cioè di tenere sotto controllo la sua rabbia, perché dovete notare, dovete sapere che, cioè vabbè è ovvio, però sono tutte persone che io non ho mai visto e non ho idea di chi siano, e vedere questa rabbia assurda nei miei confronti mi fa un po' ridere, un po' preoccupare. Allora, porca... tagliali sti video! Non posso passare mezz'ora a vedere un video! Allora, Beatrice, tu dovresti fare amicizia con Giada e assieme dovreste andare a prendervi una camomilla assieme e parlare così dei vostri, delle vostre difficoltà verso gli altri. Spero che voi non facciate un lavoro in cui siete a contatto con il pubblico, me lo auguro davvero, spero che lavoriate da sole, tipo, non lo so, che facciate la traduttrice da sole, o non lo so, lo storico, così, anche se ho i miei dubbi, sinceramente, però vorrei consigliare a Beatrice una cosa molto 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 utile, che YouTube ha praticamente da quando è nato, e cioè c'è una cosa sotto, vedi, qua sotto praticamente c'è una cosa che tu puoi trascinare e poi a mandare avanti il video, cioè puoi saltare dei pezzi, ti giuro, lo so, è assurdo, è veramente boom, mind blown, però puoi tranquillamente cliccare su e tu clicchi con la tua manina sul mouse e tieni premuto e poi porti avanti il video, e ti giuro che come per magia il video va avanti e salti dei pezzi, lo so, è pazzesco, tieniti forte, lo so, però è così, non devi guardarlo tutto se non vuoi. Però posso darti ancora un altro consiglio che forse è ancora più mind blown di prima, resterai scioccata, quindi, cioè, tieniti forte, ok? Puoi anche semplicemente non aprirli proprio, oppure puoi cliccare sempre la X e si chiudono da soli, lo so, è assurda sta cosa, è assurda, io lo so che ha più senso lasciare un commento lungo tutto incavolato con tutte queste parolacce per fare una bellissima figura davanti agli altri su internet, possibilmente con il tuo nome e cognome vero, lo so che sei tentata di fare ciò, però ti giuro che si può anche chiudere direttamente il video. Pazzesco, prendete nota, perché so che è una cosa che non si sa, è una cosa nuova, però può essere utile, ecco, può essere utile. Poi, questo è forse il mio commento preferito. Allora, c'è questa ragazza alla foto, non so se sia lei, però
alla foto. Sembra molto giovane, però non lo so. Allora, c'è scritto. Allora, il suo nome è Andrea Ursache. Che scrive. Tenetevi pronti perché qui è di un certo spessore questo commento. Allora, sveglie! Se volete filmare a brave youtuber, non potete essere così. Due punti. Ciao ragazze, ogni antin a mi alzo con la faccia di e vado in cucina a bere un goccio di caffè solo perché sono pigra. Spazio, virgola, spazio. Vado in bagno e mi lavo il viso e i denti senza mille creme e senza doccia rilassante perché piscio e mi metto un burro. Intanto piscio e mi metto un burro cacao perché non ho una voglia di truccarmi. Spazio, virgola, spazio. Pulisco la casa, spazio, virgola, spazio. Lavo il bambino, spazio, virgola, spazio. Esco col cane perché anche lui deve ma il bambino, ovviamente, io in pigiama, niente punti, virgola, qua niente. Ovviamente, al bambino, ovviamente, io in pigiama, poi torno e lavo i piatti. Poi mi vesto con la tuta e metto un capello antisesso proprio e il cappotto e solo un po' di lip gloss e vado a fare la spesa, spazio virgola spazio, vado dalla posta e faccio le commissioni, vado dalla posta e faccio le commissimi e così via. No, badate bene che le MR sono perfette su YouTube, spazio virgola spazio, non sono delle ciao, dove viviamo? Allora, io ci ho messo circa 40 minuti per capire il senso di questo commento. Penso che tanta gente, mi sto rendendo conto in questo momento, in realtà me ne sono resa conto tanti anni fa quando ho iniziato YouTube, tanta gente ha problemi di rabbia verso gente che non conosce, il che mi fa spaventare. Non mi meraviglia il fatto che ci sia gente che vada in giro e ammazzi centinaia di persone, purtroppo, perché vedo che già da giovani tanti hanno questa cosa che... calma, io distribuirò camomille gratis ai miei video e ho capito che allora forse ti conviene, cioè intanto voglio farti complimenti per il tuo linguaggio che è veramente molto ladylike, molto molto carino, molto femminile e sicuramente molto professionale, perché credo che nella tua routine non ci sia il lavoro, ma mi auguro per te che arrivi. Però ti consiglio di cambiare vocabolario con il tuo datore di lavoro. D'altra parte spero anche che, visto che dici che hai un bambino, spero anche che al tuo bambino tu non insegni a parlare così e a comportarsi così con gli altri bambini, perché sarebbe grave. Lo spazio virgola spazio quasi quasi mi piace, è proprio un tocco di una roba così, un tocco suo, non sarà mai visto, e ho capito che la sua routine è ben diversa dalla mia e questo la fa molto arrabbiare. Andrea io ti consiglierei di incontrarti con Giada e con Giada, tutte e due erano quelle, no, Giada e Beatrice, e di fare un'uscita a tre così e andare a bervi una camomilla tutta assieme, possibilmente molto forte, ma tante camomille, ok? E vi mettete d'accordo tra di voi e parlate delle vostre difficoltà con gli youtuber, perché credo abbiate delle difficoltà con gli youtuber. Spero anche tu, Andrea, che tu non, se mai troverai lavoro, se o forse già lavori, ma sei in maternità, non lo so, non voglio neanche saperlo, ho paura di te, e spero che tu non abbia un lavoro a contatto con il pubblico, ecco. Poi... certe volte, notare anche qua, certe volte con la foto che ovviamente non c'è, mi scrive, ma perché ti metti il rossetto del colore della tua pelle? Non è una domanda, è un punto. Sembri la mia prozia ammuffita. Vabbè, questo è carino, sembri la mia prozia ammuffita, questa mi è piaciuta perché c'è fantasia dietro, no? E beh, allora, certe volte, io ti consiglio certe volte di andare a vedere su internet che cosa significa un rossetto nude e poi torni e mi spieghi tu perché a volte indosso un rossetto del colore della mia pelle. Comunque, salutami la tua prozia che penso che andremo d'accordo. Poi c'è anche qui notare, senza foto ovviamente, nome fittizio, Daniel Mronz,
che mi scrive: ma no, spazio apostrofo spazio, ah, ma tu conosci la ragazza, tu conosci Andrea di prima sicuramente, perché c'è sto spazio accento spazio spazio virgola spazio qualcosa assieme, dovete averlo. Ma che merda di accento WM, notare, non sembri neppure italiana, ma sicuro non sei albanese. Allora, beh, Daniel, su una cosa hai ragione, non sono albanese, però sono italiano, sono di Trieste. Forse tanti non conoscono l'accento triestino. Io ti invito, guarda, ti mando proprio un invito, Daniel Mronz. Ah, Daniel Mronz, invito a visitare la città di Trieste, dove tutti parlano come me e dove tutti hanno un accento di merda e nessuno sembra italiano. Però forse ti piacerà. Poi c'è Clary Jenny, anche qua senza foto, che mi dice: tutto in maiuscolo perché lo devono sentire tutti. Ma la smetti di mettere dei titoli che mi fanno immaginare chissà cosa, poi alla fine non è niente, perk, non puoi comportarti così per avere più vis. Poi pensa a tutti tre spazi, quei c***o di trucchi che io ucciderei per averli, a tutti i vestiti, scarpe, eh? Sembra uno scioglilingua il tuo commento. Non ho capito assolutamente nulla. Scusa, ho capito però che non ti piacciono i titoli dei miei video. E di questo mi scuso. Scusami tanto, tanto, tanto. Cambierò tutti i titoli solo per te, Clary, Jenny. Per il resto non ho capito. Ho capito qualcosa con i trucchi, le scarpe. E però anche tu mi sembri molto arrabbiata, sinceramente, oggi. Finirò questo video, sarò tipo così. Sarò tutta fuori di me, qualcuno mi sfiorerà per la strada. Scusa, io basta. Cioè, mi state un po' commettendo l'ansia. Quindi questo è tutto, spero che vi sia piaciuto questo video, cari haters. Voi impegnatevi ancora di più e forse, per il prossimo video sceglierò uno dei vostri commenti, forse, se mi sentirò buona. Ma materiale c'è sempre, quindi per questo vi ringrazio. Grazie perché vi vedete comunque i miei video ininterrottamente. E questo è quanto. E questo è quanto. Spero, mia family, mi rivolgo a voi adesso, che vi sia piaciuto questo video. Mi piace fare ridere e scherzare un po' su queste cose, perché altrimenti sono abbastanza pesanti. E quindi è carino buttarla tutta in ridere, secondo me, anche perché purtroppo da quando ho iniziato a fare video su YouTube ho perso tutta la speranza nell'umanità che avevo. Quindi non si può fare null'altro se non riderci su queste cose. E consiglio anche a voi, mia family, se nella vostra vita avete qualche hater, di fare altrettanto, perché non si possono cambiare di haters, sono così. Questo è quanto, vi mando un bacio grandissimo e noi ci vediamo. Aspettate, questo video lo vedrete venerdì, quindi ci vediamo lunedì con un nuovo video. Bacio grande, mia family, vi voglio tanto bene. Buon weekend, ciao.